Il Napoli vola in classifica ed è primo a più 8 dal Milan, che ieri sera impatta con la Cremonese 0-0. Un'altezza che inizia a far venire le vertigini ai tifosi azzurri che fino alla ripresa del campionato dopo la sosta mondiali vedranno la squadra di Spalletti lì su in alto. Prima dello stop il Napoli incontrerà ancora il Maradona all'Udinese per chiudere alla grande questo 2022 calcistico. Una partita molto difficile, il Napoli logicamente va in difficoltà con queste squadre che si chiudono, però alla fine, come si dice, il Dio Maradona ci ha aiutato e abbiamo vinto. Siamo forti, ormai il Napoli è una realtà, ma ti dà per la capo, siamo forti e basta. Un bacio a tutti i napoletani. La volta buona può succedere qualcosa di inaspettato. Che partita hai visto ieri? Una partita difficile? Molto difficile, complessa, ma con la maturità dei singoli siamo riusciti a portare il risultato. Partita difficile, ma credo che le partite difficili che stiamo facendo in questo periodo, forse l'anno scorso e negli anni passati, non le avremmo vinte. È questo che ci fa capire che c'è un grande gruppo, un grande organico, la squadra è coesa e ci sta facendo sognare e divertire. Ho visto Napoli-Empoli, sono andato allo stadio 2-0 al 70esimo, gol di Lozano, è un assist sempre di Lozano per Zielinski. Non succede, ma se succede è un sogno, dopo 30 anni non c'è una cosa più bella. È un grande Napoli che ci sta dando soddisfazioni e speriamo che mantenga questi ritmi. Fino adesso, dico la verità, sono strabiliato da quello che sta facendo e speriamo che continui.